sogna di diventare avvocato, astronauta, modella, scrittrice, ingegnere. La storia che vi racconto oggi però è di una ragazza che di lavoro fa la stripper. Ti mostri il tutto e per tutto. L'ultima canzone levi anche la mutanda. Se volete mi vado a cambiare, vado a fare spettacolo. Ero convinto che le stripper esistessero soltanto in America. Invece un giorno, camminando per le vie di Milano, mi sono ritrovato davanti ad uno strip club e facendo una ricerca su internet ho scoperto che in ogni città italiana ce n'è tantissimi di questi club per adulti. Così, dopo una ricerca di giorni e giorni, sono riuscito a trovare una stripper disposta a farmi passare 24 ore con lei. Buongiorno, inizia così la mia giornata da stripper. Buongiorno Roma. Mi sono lavato, vestito, deodorato. Per la prima volta siamo in anticipo perché Rebecca, la stripper, mi ha detto: guarda, non venire prima delle 11 perché tanto non ti apro. Siamo. C'è questa incredibile porta. Ne da uno semplice, uno alla crema e uno alla marmellata. Così, prima di andare, passiamo a prenderle la colazione. Vabbè, uno dei tre le piacerà. Sì. Nonostante il dubbio, in macchina continua a crescere. Vabbè, uno dei tre le piacerà. Ho portato dei cornetti. Così, una volta entrato in casa sua, finalmente ho una risposta. Grazie. Però non so quale ti piaceva. No, vabbè, cioè io mangio tutto. Ah, va bene. Sai farlo il caffè? Sì. Cioè, provato, sì. Sì, lo so provare. Sono abituato a caffè brutti. E mentre mi chiede 5 minuti per prepararsi... Controllo io? Sì. Controllo io. Io rimango a controllare il caffè. E così, dopo aver capito che anche le spogliarelliste attaccano la lavatrice, allora io facciamo colazione. Faccio la spogliarellista. Quando ti fanno sta domanda tu rispondi sinceramente? Io penso che non ci sia nulla di male al lavoro, non è che fai qualcosa di sbagliato. Da quant'è che lo fai? Un anno e mezzo più o meno, ho 21 anni, prima facevo un altro lavoro, facevo la cuoca. Da cuoca a spogliarellista? Sì, esatto. Com'è successo? In realtà ho sempre lavorato in cucina, a 14 anni ho iniziato a lavorare perché ho smesso scuola, lavoravo 6 su 7 per 12 ore al giorno per 1000 euro al mese. Ho incontrato questa mia amica che mi fa: perché non vieni a lavorare con me? Ho provato, mi sono divertita. E quanto guadagnavi da cuoca? 1.000-1.100. Adesso invece? 7, 8, 9, dipende. 9 euro? 9.000. Okay. Dato che è stato davvero difficile trovare una spogliarellista, io ho una domanda che devo assolutamente fare. Ci sono tante ragazze che fanno questo lavoro? Sì, ma sai qual è la differenza? Il lavoro c'è sia in Italia che fuori. La differenza è che in Italia non se ne parla. Mettiamo la polvere sotto al tappeto. Sì, esatto. Non ci sono tantissime ragazze italiane che fanno questo lavoro. Tipo in un locale quante ragazze italiane trovi? Di solito 3-4 su numero di 20. A te piace, mi sembra, sì, di capire. Sì, sì, molto. Chi lo fa per scelta oppure perché si è ritrovato in una situazione economica? 50-50. Tu farei questo per sempre? Mi piace tanto, ma io penso 5 anni smetto. Io 5 voglio... anni smetto come calciatore. Io voglio aprirmi la mia attività, cioè il mio ristorante. Ma la prima volta che è tornata a casa e ha detto: mamma, papà, io voglio fare la stripper. Loro come l'hanno presa? Loro l'hanno presa molto bene. Mi supportano. Quando lavoravo in cucina non mi potevi neanche parlare, che io ero nervosa. Adesso invece mi vedono proprio rilassata, bene, che viaggio. Ma questo lavoro possono farlo tutti? Tipo pure io? Non lo possono fare tutti, cioè, secondo me. Ah, gentilissimo. Cosa serve? Autocontrollo, devi essere molto spigliata, non devi essere timida, devi saper parlare di tutto, è tosta, perché a volte non ti ritrovi davanti con persone sempre educate, diciamo. Io ho sempre pensato che negli strip club ci andassero persone molto anziane. Tutti pensano questo, ma in realtà no. Sai quanti ragazzi di 20 anni, 19? Non ci siamo mai visti dentro? No, non mai capitato. No. Io uno strip club non l'ho mai visitato, infatti sono molto curioso. Ma sono un po' soggezione, devo dire la verità. Ma mancano ancora diverse ore all'inizio della sua giornata lavorativa. Un tipo di lavoro del genere non può essere timida. Anche perché ti mostri in tutto e per tutto. Cioè, hai detto in tutto e per tutto? È nudo? Lo spettacolo si fa nudo? Sì, sono 4 canzoni. La penultima di levi la decisione e l'ultima di levi le mutande. Stupido io che questa cosa ancora non l'avevo capita. Tu lavori ogni sera? 5 o 6 su 7, dipende. E senti, ci sono ragazzi che fanno questo lavoro? Sì, ma non in Italia. Non andiamo forte in Italia. Quindi non ci sono strip club per sole donne? No. Quindi potrei aprire il primo. Sì, potresti. Che nomi hanno di solito i strip club? Ma tipo cose Angel. E così inizio a pensare al mio futuro da spogliarellista. Stelle comete, cose del genere. Stelle cometa. Universe. Carino. Nelle Universe. Sì. Bah, un po' nome del cazzo. Vabbè, è una cosa un po' da cocenti. Sì. Universe Pleasure. Molto bello. Universe Pleasure. Vi farò sapere quando aprirò questo mio locale. Vabbè, il nome ce l'ho. Adesso devo imparare il lavoro. Nello strip club non si possono avere interazioni sessuali.
casuale. Esatto, non si può andare oltre. Ma capita che ci fai amicizia fuori con sì. un cliente? Sì, sì, capita. Sono le 12 e Rebecca mi fa capire che è arrivato il momento di prepararsi. Come ti piace spendere i soldi? Io odio le persone che vanno da Gucci. A me piace andare a mangiare fuori, pure viaggiare. Come si inizia a lavorare in uno strip club? Mandi un curriculum, come funziona? Curriculum no, basta che tu mandi delle foto del tuo fisico e loro decidono se comunque rispetti il loro canone di bellezza. Dopo aver capito che non dovrò compilare il mio curriculum da stripper, sono alcuni club che prediligono le ragazze magre e alte tipo modelle di Victoria's Secret, e altri club comunque che non gliene frega niente. Io per esempio non sono magra. Il posto cui vai di più all'estero qual è? La Spagna. E adesso l'estate me lo faccio a Palma di Mallorca. Quindi c'è tanta richiesta. Tanta richiesta, sì. Adesso lavorano tutte online con OnlyFans. Non si vogliono sporcare più, no, la macchina. No, esatto, dicono perché devo andare a lavorare se guadagno il triplo a casa, capito? Passeresti al porno? No, non mi piace, è un mondo che mi fa proprio... No. Insomma, forse ci sarà anche spazio per il mio universe pleasure. Da piccola che sogno avevi? Volevi già fare la stripper a 8 anni? No, in realtà ho sempre voluto lavorare in cucina. Qual è di solito il limite d'età in questo lavoro? 35. Vabbè, voglio anche farmi una famiglia, quindi... E se tua figlia un giorno ti dicesse mamma voglio fare la spogliarellista, glielo consiglieresti? Sì. Tra l'altro io ero anche fidanzato e lui mi ha lasciato perché ho fatto questa decisione. Era da tanto che stavate insieme? 2 annetti più o meno. Cosa ti ha detto? Se mi fa io non lo posso accettare, sono disposta comunque a cambiare idea. Però vabbè, adesso sto bene, quindi è importante. Poco prima Rebecca infatti mi ha detto che non è single. Sei fidanzata? Uh-huh. Ah, ma lui sa quello che è? Siamo conosciuti in un club. Lui come se la vive questa cosa che tu lavori nei club? Bene, vabbè, lui fa il DJ, quindi pure lui lavora di notte. Si sanno, mai fidarsi un DJ? Manco di una stripper però. Ah sì? No, scherzo. Quindi se siete single, forse perché non siete mai stati in uno strip club. Ci andiamo a mangiare una roba? Yes. Yes, si vede che viaggi internazionale. E così con la mia macchina a noleggio. Hola. Ti fidi se guido io? Sì. Io non mi fiderei così tanto. Mentre affronto i miei piccoli problemi. Ti svegli ogni mattina alle 11? No, io mi sveglio alle 3. Alle 3? Io vado a dormire alle 6, 6 e mezza. Siamo arrivati, poi troppo cercare parcheggio. Il parcheggio è una di quelle cose. Vabbè, ma sono solo 3 anni che guido. Così, dopo aver parcheggiato come solo Giovanni Fois parcheggia con una delle sue 7 Tesla. Ciao, buonasera. Ciao, cosa prendi? Una Caesar salad o un'insalata di tonno? Sì, pure io. Mi sta chiamando mia madre. Mamma, non ti posso rispondere adesso, sono a pranzo con una stripper. Tue amiche ragazze, cosa ne pensano? Io ho un sacco di amici maschi, amiche femmine, c'ero una, massimo due, non mi hanno mai criticato. C'è qualcosa che dice la gente, che ti dà fastidio? Quando mi danno della poco di buono. Perché? Perché devi capire la differenza tra essere una spogliarellista e essere una donna di facili costumi. Cioè? Cioè? Una meretrice. Una meretrice. Cioè, c'è una vasta differenza perché io non vendo il mio corpo per rapporti. Sì, dopo essere passato dalla carbonara alla matriciana, per fortuna ancora non faccio lo spogliarellista. Continuo il mio pranzo in compagnia di Rebecca la stripper. E a che ora inizio a lavorare? Solitamente alle 11, il club è più dalle 4. C'è sempre gente, anche durante la settimana? Sì, se sei in un locale che sta situato al centro, si sente. Prima di fare questo lavoro qua, sapevi già ballare oppure hai dovuto imparare? No, ho dovuto imparare. È importante saper ballare? No, l'importante è essere sexy. Ci può riuscire chiunque, anche io che non so ballare. Certo. Devo aprire il mio universe pleasure. E mentre gusto il 76esimo caffè della giornata, continuo a studiare questo lavoro. Se qualcuno chiede il nome, dai il tuo nome vero? Sì, dipende. Dipende se ti piace o no. Sì. E di solito che nome falso dai? Io mi chiamo Nicole. Quindi la bravura dipende da come si balla oppure da quanto riesci a farti dare di mancia? Secondo me un po' entrambi. Devi trasmettere al cliente la sensualità, come se tu magari avessi un rapporto intimo con il cliente. Quando hai iniziato qualcuno te l'ha spiegato o l'hai capito da sola? No, l'ho capito da sola. Come fare la pipì? È una cosa naturale. Sono le 2:30 e Rebecca non ha tempo da perdere. Hai pagato? Sì, esatto. Così? Ciao, grazie. Guarda, così viene meno il mio status da maschio alfa. Così, dopo aver scroccato il pranzo insieme a Matteo. E ti alleni ogni giorno? No, 3 o 4 volte a settimana. Poi, restanti giorni faccio pole dance. Nel locale si usa anche molto andare nel pubblico. Vai in mezzo ai clienti, ti ci sdrai sopra. Tipo Damiano dei Maneskin ai sì. concerti. Te ridi. Mentre Matteo ride. Ah, ti aspettiamo qua. Sì, sono veloce, ma. Sei sicura? Sì, sì. Aspettiamo Rebecca in macchina. È stata velocissima. T'ha detto. Per poi accompagnarla in palestra. Ci vediamo di nuovo qua, a che ora? Tra 1:30 e mezza. E mentre lei si allena come fa ogni giorno, anche io mi do da fare con questo succo alla pesca, come faccio ogni giorno. No, c'hai ragione. Te la piega ieri. E allora no, non ti puoi bagnare, assolutamente. Ma che sei pazza? Io che me ne intendo mi piego. Così, dopo qualche problema in autostrada nel rientrare a casa
Che ti ridi? Sbagliato strada? Anzi, forse pure più di qualche. Se che ho sbagliato strada. Oddio, scusa, me l'ho dimenticata. Sono le 5:30 ed è arrivato il momento per Rebecca di prepararsi per la serata. C'è una tipo divisa che dovete mettere? In realtà ognuna va vestita come vuole, l'importante è che sia elegante, porti vestitini o comunque abiti eleganti. Da stripper. Questo qua è una piccola. Cioè, io dovrei proprio tirare fuori le cose. Vai, mi giro dall'altra me ne casca. Parte. Così, curioso, le chiedo di vederli questi vestitini eleganti. Questo è il pezzo di sopra. No. Ah, questo è tutto. Sì, metto questo stasera. Così non mi riconosce nessuno. No, appunto. Sai chi mette una cosa simile? Quelli lì che fanno le autostrade. Io ho fatto il geometra. L'ANAS. In certi locali puoi stare pure in lingerie. Che vedo, non vedo. No, questo secondo me vedo tutto. No, vabbè, il seno non si vede. Metti qualcosa sotto poi. La mutanda. L'ultima canzone levi questo. L'ultima canzone levi anche la mutanda. Però c'è un telo di solito che è questo qua. La fai vedere un po'. Cosa? Ah, vabbè, le nudità. Sì, ma vedo un po', fai con questo qua, tipo, vedo, non vedo. Io vorrei imparare a fare la lap dance. Fammi un esempio. Tu giri intorno al palo, poi dopo un po' di giri e fai così. Fai finta di stare per terra, tipo così, qualcosa del genere. Una delle mosse che ti piace di più. Così. E muovere i piedi, così. Puoi provare. Provo. E sempre lavorando al mio progetto di strip club solo per donne. Era un po' così la mossa. Tento di imparare l'arte della seduzione. Sì. E giri, bravo, ci siamo quasi. Sì. Oh, c'è una bella apertura. Riuniscili e apri. Esatto. Ma te ti sei eccitato? Muovi un po' il culo e poi fai così. Vedo? Non vedo. Riuscendoci in modo incredibile. Ah, se mi sono faticato. C'è stata qualche ragazza all'inizio che ti ha insegnato a fare qualcosa? No, quando entri in un club c'è molta gelosia, invidia. Dici, ok, questa qua mi ruba il lavoro. Soprattutto se sei una bella ragazza un po' che riesce a parlare con tutti. Comunque questa qua la devo fare fuori, capito? Ah, sì, proprio così. Sì, ci sono stati parecchi litigi inizialmente, però io non sono una che te le manda a dire. Io sono una che comunque, cioè, se mi manchi di rispetto vengo e te lo dico. Nei primi tempi magari tutte le regole non le sai, quindi si attaccano a qualsiasi cosa. Tipo? Per esempio, quando una ragazza fa spettacolo, tu non puoi passare davanti, devi fare il giro. Quando ti siedi nelle sedie dei camerini, devi mettere sempre un telo. Sempre quando si fa spettacolo, non è giusto andare a parlare con i clienti e metterti così, cioè di spalle allo spettacolo. C'hai delle tecniche per convincere i clienti, lo so, a darti più mancia? Alcuni hanno proprio la fissa dei schiaffi sul sedere. Sì. Dici, ok, ogni schiaffo 5 euro. E così, dopo avermi raccontato le cose più assurde del suo lavoro, non è una cosa strana, però ti chiedono tutti il bacio in bocca, una cosa mi fa schifo perché il bacio per me è una cosa intima. La lascio riposare per la serata. A dopo. Ciao. Dormi, sì. Buonanotte. C'hai sonno? Un po'. Cala la sera a Roma e per supereroi e stripper è l'ora di andare al lavoro. Yeah. Sono Gabriele. Siete arrivati? Sì, siamo sotto. Ma si era dimenticata di me. Così, dopo aver scoperto che Rebecca non si è salvata il mio numero. Ma che te eri dimenticata di me? No. Ciao, buonasera. Arriviamo sul suo posto di lavoro. Io vado a cambiarmi. Il club è ancora chiuso. Così, prima che arrivino i clienti, mi faccio spiegare la conformazione di un tipico strip club. Ci sta una sala principale e c'è anche la sala fumatori. Sì. E qui si svolge lo spettacolo. Sala principale, alla quale si accede semplicemente pagando un biglietto d'ingresso. Sì, venite. Durante la serata, poi, le ragazze ti spingono a fare il cosiddetto privé. E questa è una zona... con cui stai un po' più in intimità. Più esclusiva. Esatto. La classica cosa che ti chiedono di solito. Nei privé, ti do più soldi, esci con me, se ti do più soldi fai questo, mi dai il tuo numero, qual è il tuo vero nome. Che naturalmente ha un costo maggiore e nel quale le stripper fanno uno spettacolo dedicato. Ma tu puoi rifiutare i clienti? Sì, cioè sarebbe meglio di no, però sì. Il locale sta per aprire e mi è rimasto pochissimo tempo con Rebecca. Quante persone riesci a convincere o che ti chiedono di andare in privé? Top sarebbe 10 persone a sera, se basta anche una tutta la sera. Okay. Un privé quanto può costare? Generico, costa 50-60 euro o dura 10 minuti. 10 minuti, se vuoi fare più lungo? Ogni 10 minuti quella cifra. Ok, non c'è un pacchetto. Niente sconto. Vengono anche in giacca e cravatta, no, persone. Anche sì, persone importanti, sì. Politici. Sì. E loro spendono. C'è una cosa, questo video sarà ancora online tra 10 anni. Vorresti dire alla Rebecca di tra 10 anni?
Cioè, fatta? Fatta aprirti. Sì, perché 100% lo faccio. Questo mondo comunque è un mondo che esiste, ma è come se fosse un po' nascosto, no? Secondo te perché? Perché tanti locali non vogliono far parlare di... Poi ci vanno tanti controlli comunque, poi perché è molto visto male l'Italia. Se vai all'estero trovi insegne dappertutto, strip club, questo, quest'altro. E cosa vorresti dire a quelli che dicono, ah, poverina che fai questo lavoro? Cioè, poverina cosa? Sto bene, cioè, mi godo la vita. Torni a casa soddisfatta, felice. Soprattutto mi sveglio bene, senza rodimenti. Se ti dicessero, ti assumo a 2000 euro al mese come commessa, tu che cosa diresti adesso? No, grazie. No, grazie. Rifiuto l'offerta e vado avanti. Ci sono cose che non faresti per soldi. Sesso. Bisogna avere dei limiti nella vita, cioè, nel senso, non puoi fare tutto quello che ti passa per la testa, perché la dignità c'ha un prezzo. E secondo te in futuro tu avrai dei sensi di colpa su quello che stai facendo? No, perché non faccio nulla di male. E alle 11 il locale ha. Volete mi vado a cambiare, vado a fare spettacolo. E solo dopo aver avvisato mia madre. Mamma, non posso parlare, sono in uno strip club. Guardo lo spettacolo. Adesso provo a raccontarvi quello che purtroppo non posso farvi vedere. E presto, e nel locale ci saranno all'incirca 10 persone più noi due. E mentre io sono un po' imbarazzato, Rebecca scende dal palco, sceglie un cliente e inizia a ballarci intorno. Per poi riprendere la sua danza per circa 15 minuti. Grazie mille. Ciao. E così a mezzanotte, quando il suo lavoro sta davvero per iniziare, la saluto. Chissà se un giorno ci rivedremo. Chissà se ci rivedremo nel suo ristorante. Oppure chissà se ci rivedremo nel mio strip club. Universe Pleasure. Sai che forse è proprio brutto sto nome che abbiamo pensato. Dobbiamo pensarne un altro. Fa schifo proprio.